Realtà diverse, accumulate dalla vita di provincia, ancora a misura d'uomo. A nord, Cuneo, nella fascia di Piemonte che confina con la Liguria e guarda le montagne verso la Francia e al mare Mediterraneo, tanto che si parla di Alpi del Mare. A sud, Lauria, nel meridione della penisola, in provincia di Potenza, anch'essa tra monti e mare, con i complessi montuosi del Serino e del Monte Spina, e fiumi come il Noce ed il Sinni. Cuneo, con i suoi 58.000 abitanti, è capoluogo della provincia omonima, detta Granda, perché tra le più estese d'Italia. È terra di frontiera, di spopolamento delle valli, ora in fase di riequilibrio, in nome del turismo invernale ed estivo, della riscoperta delle tradizioni, la lingua occitana, la lavorazione del legno, l'agricoltura. Un ruolo di rilievo ha in zona l'industria alimentare, mentre l'enogastronomia esercita un forte potere di attrazione dell'esterno verso il territorio. Ed ecco Lauria, area in cui, contrariamente a quanto è avvenuto per la maggior parte del Mezzogiorno, il numero di residenti è cresciuto nel Novecento, per fermarsi negli ultimi decenni sulla soglia dei 14.000 abitanti. Uno sviluppo urbano in parte favorito dalla presenza di infrastrutture, quali gli svincoli autostradali di Lauria Nord e Lauria Sud, della A3 Salerno-Reggio Calabria, le strade statali dei fondovalle della Noce e del Sinni e lo sviluppo industriale dell'area di Galdo. Nord e Sud italiani, accumulati dalla tradizionale, storica, costante ricerca di un'autosufficienza alimentare che vorremmo far emergere e confrontare con il progetto proposto da ragazzi cunesi e laurioti nell'ambito di Together in Expo. Un modo diverso per conoscerci, confrontando tradizioni alimentari, piatti tipici, vini dei tuoi territori. L'obiettivo? Non cercare il primato, non metterci in gara, ma scoprire caratteristiche e sapori diversi da quelli abituali, imparare la loro storia. Partiamo da Cuneo e da una tavola imbandita, ricca di prodotti a chilometri zero. Nella provincia Granda operano ben 22.500 imprese agricole e da un lungo elenco di voci tutelate: 8 DOP, 3 IGP, 37 vini a denominazione controllata e 7 a denominazione controllata e garantita. Già ci gira la testa anche senza aver bevuto. E passiamo alle specialità. La bagna cauda, salsa con acciughe, aglio e panna, consumata con il cardo o altre verdure lesse. I tagliarin, tagliatelle confezionate con uova, farina ed acqua, qualche scaglia, visto il prezzo, di tartufo bianco d'alba. Il brasato al barolo, arrosto a lunga cottura in vino di pregio, con contorno di verdure locali, comprese le famose carote di San Rocco. Il bonnet, budino al cioccolato con uova, latte, cacao e amaretti. La torta di nocciole e le paste di meliga, confezionate con farina di grano turco, entrambe abbinate a zabaglione tiepido. Non dimentichiamo le pesche ripiene, scavate e riempite con crema di cacao e amaretti prima della cottura in forno. Per finire, un ottimo cunese al rum, delicata pralina al cioccolato con ripieno di meringa e crema al liquore. Un piatto che riepiloga tanti sapori dolci e salati? Il fritto misto alla piemontese con oltre 10 tipologie di fritti, tra cui semolini dolci, frutta impanata e rosolata, bistecca d'agnello, cervella, trota e biscottini legati due a due da marmellata e cotti in olio bollente. Il tutto annaffiato da vini come il Dolcetto, la Barbera, il Barolo, il Barbaresco o il Frizzante Spumante e il Dolce Moscato. Alla salute! Non è cucina mediterranea, ma cucina sapida, nutriente, forte, perché a Cuneo fa freddo, nevica e nelle valli l'inverno è lungo. A distanza di centinaia di chilometri, a Lauria, invece, la cucina è tipicamente mediterranea. Tra i primi piatti preparati con pasta fresca, rinomate sono le tagliatelle,
con ceci o fagioli, rispettivamente chiamate in dialetto locale lagane e ciciri e lagane e fasuli. I tagliolini dell'ascensione, le variopinte minestre rustiche, solitamente a base di verza, accompagnate da cotiche, costine di maiale ed erbe di campagna. E per il secondo, il capretto alla brace, gli iummariddi, involtini ripieni con l'interiora di agnello, gustosa la trippa con contorno di funghi, asparagi e cime di rape. Posto predominante nelle tavole di Lauria occupano i salumi, come le salsicce e i salami, ma anche i formaggi e le ricotte fresche o stagionate, prodotte artigianalmente dai pastori del Monte Sirino. Da annoverare la focaccia bianca o ricoperta di salsa al pomodoro. Buonissimo il sanguinaccio, una crema dolce a base di cioccolato fondente amaro, riconosciuto prodotto agroalimentare tradizionale della Basilicata. Nelle feste pasquali non possiamo perderci il piccidatu, un dolce a forma di ciambella confezionato con molte uova. Ottimi diversi tipi di biscotti quali i biscottini ricoperti di glassa, i mustacciuoli e le zeppole. Tipici gli anginetti, piccole ciambelle cotte prima in acqua e successivamente infornati per renderli croccanti, poi ricoperti col naspro, ossia una glassa a base di zucchero e limone. In questo comune, inoltre, è molto apprezzata la gassosa di un'antica azienda locale che in talune occasioni festive, non di rado, è miscelata al vino rosso della zona e gustata con i dolci suddetti o con i tipici taralli locali dalla vaga forma d'otto, chiamati biscotti lauriuti. Due aree che hanno avuto storie diverse, hanno affrontato difficoltà in qualche caso comuni e lottato contro l'isolamento. La provincia di Cuneo e l'area intorno a Lauria sono popolate da genti che la situazione ambientale non facile ha reso determinate e testarde, tanto che nel sud Piemonte si parla di Bugianen, cioè di soggetti che non si muovono, mantengono le posizioni in guerra e in pace, nonostante le difficoltà, mentre il motto dei lariuti è «Noli me tangere». In terra subalpina e in Basilicata si registra la comune passione per il cibo, più austero, corposo, classico e calorico a nord, più fresco e fantasioso a sud, ma sempre importante e vario, come gli abitanti dei due territori, così diversi e così simili, così lontani e desiderosi di confronti, legati a due splendidi angoli d'Italia.